Partiamo. Cari amici, ciao a tutti. Se non sapete chi sono, iscrivetevi al mio canale Alberto Caccialanza su YouTube. Ho creato una cartelletta intitolata Filmati interi. Guardate tutti questi video da un'ora e mezza, due ore, un consiglio che vi do. Prendete appunti, guardateli un bel po' di volte. E vi chiedo, per favore, non mischiate quello che dico io con quello che dicono in altri canali, o se no dopo mi mettete in bocca delle parole magari che non ho detto e mi fate anche delle domande confuse. Quindi guardate questi video, studiate, approfondite, e che così, insomma, non andrete a destra e a sinistra come delle bandiere. Questo è un consiglio che vi do. Entrate nella conoscenza, perché la conoscenza in questi tempi vi salverà. Adesso vari mariani hanno compreso, cioè sanno, più che altro sanno, che tutto quello che sta accadendo è completamente organizzato. Abbiamo visto che le guerre sono completamente organizzate. Lo scenario mondiale, che è partito dalla Cina nel 2019 con tutti i suoi contorni, è stato pianificato. E sappiamo, almeno se avete letto i messaggi mariani, sappiamo che tutto questo caos creato serve all'anticristo, perché poi dopo si dovrà manifestare come salvatore, come risolutore di tutti i problemi. Però per manifestarsi sta preparando un ultimo piano, e sono dei problemi seri, perché cercherà di ingannare anche gli eletti. Infatti è scritto che lui cercherà di ingannare anche gli eletti, però naturalmente non ce la farà, o se no si perderebbero tutti. Questo ultimo piano si chiama Progetto Blue Beam, cioè vogliono manipolare l'umanità per quanto riguarda l'argomento universo. Quindi cosa facciamo? Ordine. Adesso io ho creato nel mio canale una cartelletta intitolata Universo. Altro consiglio che vi do: guardate questi video due, tre volte, prendete degli appunti, e poi dopo, e soltanto dopo, potremo affrontare l'argomento Progetto Blue Beam. Quindi fate attenzione. Cari amici, cominciamo a vedere i messaggi delle varie apparizioni. Elio Barillaro, apparizioni Calabria, messaggio del 2009. Purificate il vostro cuore e poi guardate in alto e vedrete brillare una stella, quella che tanti peccati tenevano nascosta al vostro sguardo. Sembra un messaggio poetico, spirituale. E cosa ci ha detto in questo messaggio? Purificate i vostri cuori e poi guardate verso l'alto e vedrete una stella in cielo. Ma questo messaggio nasconde altri significati, perché in vari luoghi di apparizione si sono manifestate delle stelle che hanno compiuto dei movimenti particolari. Per esempio, Oliveto Citra, io parlo spesso nei miei incontri di Oliveto Citra, magari avete già sentito questi messaggi. Che cosa è successo? Nel 1985 a Oliveto Citra erano presenti 100 pellegrini all'incirca e hanno visto in cielo dei punti neri che si muovevano in un modo intelligente e hanno formato in cielo un rosario. E poi questi punti neri hanno formato in cielo la parola Ave. Sempre nell'85, a Oliveto Citra, dei ragazzi hanno visto dei globi di luce che dal basso andavano verso l'alto, sempre quindi in un modo intelligente. E come sono cominciate queste apparizioni? Le apparizioni sono cominciate nell'85, sempre in quest'anno, e un gruppo di ragazzi lì presenti a Oliveto Citra ha visto in cielo una stella che si muoveva in un modo particolare. Questa stella è andata verso il castello, un castello costruito nel 1145 proprio lì a Oliveto Citra. I bambini, i ragazzini incuriositi naturalmente, hanno seguito questa stella, sono andati verso il castello, hanno cominciato a giocare nel parchetto che c'è fuori dal castello e hanno sentito la voce di un bambino che piangeva. Questo pianto veniva dall'interno della struttura, dall'interno del castello. Allora un bambino che era lì fuori a giocare nel piazzale fuori dal castello ha preso un sasso, l'ha lanciato verso la struttura, verso il castello.
E cos'è successo? È apparsa la Madonna con in braccio un bambino sorridente. Infatti, l'architetto Riccardo Vasili ha fatto costruire questa struttura in prossimità di questo castello, dove si vede proprio una stella e all'interno della stella c'è la Madonna con in braccio un bambino, perché si è ispirato a questo episodio. Quindi a Oliveto Citra si è vista una stella che si è mossa in un modo intelligente, attenzione, e poi è apparsa la Madonna. Adesso vediamo questo video. Segni particolari sono avvenuti a Međugorje anche di notte, sempre in relazione al Monte Križevac, attribuiti alla Madonna. Una stella si accendeva e si spegneva per più ore. Stelle che si accendevano e si spegnevano, che comparivano e scomparivano. Era presente anche un professore di astronomia, il quale notò, come anch'io e tanti altri, la presenza di una stella in relazione alla cima del Monte Križevac, dove c'è la croce. La croce naturalmente non si vedeva. Ora, questa stella, a dire di questo professore, non doveva esistere in quel punto. Siamo andati sul Pobdrogo, alla Croce Blu, dove appare proprio la Madonna. Eravamo lì, alla Croce Blu, poi Yas mi dice, guarda, quella è Maria, e mi fa vedere una stella che luccica di più, che pulsa di più rispetto alle altre. E io dico, come quella è Maria? Una stella? Cioè dentro di me dicevo, ma quella è una stella, però se lo dice lui sarà Maria. Vedo la stella che viene verso di noi, sempre più grande, e da questa stella esce Maria con le braccia aperte così, venendo verso di noi unisce le braccia così e dice, ascolto le vostre preghiere. Intorno a lei, non sul capo, ma più o meno da mezzo busto, più o meno da qui a qui, aveva queste stelline. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca come la luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Abbiamo sentito la testimonianza di Silvia. Silvia era al Pogdrobo a Međugorje. Stava pregando naturalmente e l'angelo custode ha dato un messaggio parlando di una stella che era in cielo. E ha detto, quella stella che c'è in cielo in prossimità della croce blu che c'è sul Pogdrobo è la Madonna. E Silvia naturalmente ha detto, come una stella, come fa ad essere la Madonna? Poi quella stella è scesa dall'alto, è scesa verso il basso e da quel globo luminoso è emersa la Madonna. Poi il 24 giugno del 1984, come ci ha detto questo consacrato, c'è stato il fenomeno a Međugorje della danza delle stelle. E c'era un astronomo in prossimità del Monte Križevac che ha visto una stella in prossimità proprio della croce che c'è sul Monte Križevac che non doveva esserci. Non doveva esserci. E quella che stella è? Che cos'è quella stella? È la Madonna. Quindi la Madonna può manifestarsi anche tramite una stella che possiamo vedere, possiamo filmare, possiamo fotografare. Torniamo ai messaggi.
San Damiano, apparizioni Piacenza, 1967. Una stella verrà nel cielo, io verrò tra voi con questa stella e darò luce al mondo intero. Io darò tanti segni nel cielo, nella luna, nel sole, nelle stelle e in tanti luoghi alla mia venuta. Carbonia, 2017, sorgerà una stella nuova in cielo. In quella stella apparirà Maria, madre di tutti i popoli. Esattamente, qui conferma la Madonna, quindi si può manifestare tramite una stella. Infatti, prima vi ho fatto sentire quella canzone non a caso. Cioè, il testo della canzone cosa diceva? Le stelle più belle non sono belle al par di te. Negli astri, in cielo, tu sei la stella più bella. Quindi sono testi che non sono fatti a caso. La Madonna, ripeto, può manifestarsi tramite una stella, un globo di luce pieno di amore, di coscienza, di intelligenza. Aid, apparizioni, Germania. Hanno un po' di anni queste apparizioni. La gente deve riconoscermi come la sposa eterna dello Spirito Santo, la mediatrice fedele di tutte le grazie. Giampilieri, apparizioni Sicilia, 2005. Perché gli uomini vogliono mettermi da parte come una donna che abbia avuto il figlio da un uomo e togliermi tutte le grazie e i titoli che Dio ha voluto per me? Dio volle che io li ottenessi, per questo sono la piena di grazia. Giacarei, apparizioni del Brasile 2014. Cari figli, oggi, il primo giorno di questo nuovo anno, vi invito a guardare a me come la madre di Dio, la Theotokos. Theotokos Mater Dei. Colei che veramente ha generato nel suo seno Dio stesso, il figlio di Dio, il verbo incarnato, l'uomo Dio che è venuto per redimere e salvare tutti voi. Quindi la Madonna si manifesta tramite una stella perché lei stessa è luce, è la tutta pulcra, la tutta pura, la tutta piena di Spirito Santo, la tutta piena di luce. Lei è la sposa eterna dello Spirito Santo, quindi è la parte femminile dello Spirito Santo, è la madre divina. Infatti al concilio di Efeso nel 431 hanno definito la Madonna come Deipara, genitrice di Dio. Lei è la madre divina, quindi se è madre divina è madre di tutte le creature di Dio, è madre di tutte le creature dell'universo. Giacarei, ancora Brasile 2016. Quanto è grande il mio amore per voi e quanto miei figli di tutto l'universo, di tutto l'universo, io sono la madre che più vi ama e più desidera beneficiarvi. Salmo 103. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono, il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi. Don Gobbi, io sono la regina degli angeli, perché entra nel mio stesso disegno quello di essere inviata dal Signore a compiere la più grande ed importante missione di vincere Satana. Carbonia 2020. Il verbo di Dio è in me. La sua parola mi nutre e il suo spirito mi innalza. Sono la regina dell'universo, sono colei che tutto può nel Padre Dio Creatore. Quindi gli angeli abitano, vivono nel regno di Dio che abbraccia l'universo e sono i potenti esecutori dei suoi comandi, quindi sono l'esercito di Dio. La Madonna è la madre e la regina dell'universo, quindi ha potere sugli abitanti dell'universo e sugli angeli, sull'esercito di Dio. Valeria Copponi, apparizioni Roma 2010. Le mie schiere sono formate da un numero incalcolabile di celestiali portatori di luce.
I miei angeli fedeli sono i collaboratori più preziosi, sempre pronti a svolgere i servizi di Dio. Quindi gli angeli sono portatori di luce, anche la Madonna porta luce, portatrice di luce. Quindi anche gli angeli si manifestano tramite una stella, possono manifestarsi anche tramite una stella. Infatti Silvia prima che cosa ci ha detto? Che ha visto la Madonna come una stella, ma vicino a questa stella c'erano altre stelle che si muovevano. Queste stelle sono angeli. Il 24 giugno 1984 e 24 giugno 1985 a Medjugorje si è verificato il fenomeno della danza delle stelle, cioè le stelle danzano, si muovono. Queste stelle sono angeli. Sono angeli. Adesso tutti, sicuramente tutti, o a occhio nudo o tramite un video, avranno visto dei filmati dove si muovono in un modo particolare dei globi di luce, delle stelle, degli oggetti volanti o dei dischi volanti. Ok? Quindi manifestano una tecnologia molto superiore alla nostra. Quindi non vengono da questo mondo, vengono dall'universo. E vi ho appena detto che la Madonna è la madre dell'universo. Quindi questi due argomenti, cioè apparizioni mariane e avvistamenti che ci sono in varie parti del mondo, devono avere un collegamento. Per forza. Giglio tra le spine, apparizioni Roma 2014. Vedo un globo luminoso che si sposta dal cielo e scende giù, si ingrandisce posandosi su un albero di fronte casa. Dalla luce grande esce un'altra luce e lì la Madonna, più splendente del solito. Mi ha parlato a lungo dell'Italia, del Medio Oriente, della Siria, dell'Iraq e della situazione che viene a crearsi tra Europa, America e Medio Oriente. Al termine dell'apparizione, i presenti hanno potuto vedere una stella splendentissima, attenzione, elevarsi al di sopra dell'albero e spostarsi velocemente verso sinistra. Queste apparizioni, Giglio tra le spine e Roma, sono state approvate da padre Gabriele Amort. E il mistico che cosa ha visto? Ha visto una stella in cielo, questa stella dall'alto è scesa verso il basso e da questo globo luminoso è emersa la Madonna, esattamente come è successo a Silvia, uguale. Poi naturalmente la Madonna ha comunicato il suo messaggio. Poi cos'è successo? Cosa ci hanno raccontato le persone che erano presenti in questo luogo di apparizione? Hanno visto una stella che è andata verso l'alto e poi ha cambiato direzione, è partita verso sinistra, quindi ha compiuto un movimento intelligente. Va verso l'alto, poi compie uno sbalzo di velocità e schizza verso sinistra. Nel 1952, forse avete già sentito questo caso, a Washington, nei pressi della Casa Bianca, per 15 giorni si sono aggirati dei dischi volanti, dei dischi di luce, e sono stati avvistati da migliaia e migliaia di persone, ci sono stati pubblicati gli articoli sui giornali, sono stati avvistati anche dai radar. E il generale americano Stanford in televisione, questo l'ha detto in televisione, quindi davanti a milioni di persone, ha detto: questi dischi volanti non sono americani, non sono russi dell'Unione Sovietica, quindi non sono di questo mondo, vengono dall'universo. Il potere americano cosa ha fatto quando ha visto questi oggetti volanti? Ha ordinato a dei cacciabombardieri di colpire questi dischi. Allora i cacciabombardieri si sono avvicinati a questi oggetti particolari
E questi dischi volanti, da una velocità di 500 km orari, compivano degli sbalzi di velocità estremi e in un batter d'occhio arrivavano a 10.000 km orari e poi anche a 90.000 km orari. Quindi questi oggetti compivano degli sbalzi di velocità esattamente come è successo con la stella che si è manifestata nel luogo di apparizione a Giglio tra le spine. La stessa cosa. Però abbiamo visto anche questo, che in tutti questi avvistamenti che ci sono in varie parti del mondo, ok, vediamo dei globi di luce, delle stelle che si muovono in un modo particolare, però vediamo anche degli oggetti solidi, dei dischi volanti che sono diversi dalle stelle che si muovono in un modo particolare dai luoghi di apparizione. C'è una diversità. Quindi vediamo di approfondire questo argomento e vediamo di capire. Vediamo questo video.